Oggi la Giraffa a Rotelle apre uno spazio nuovo per tutti sulle note della musica. Sì, sì. Questa qui è la nostra nuova tana. La chiamiamo tana proprio perché deve essere un posto di protezione, un posto dove venire per passare un'ora in compagnia, in amicizia. In più qui la nostra professoressa è purtroppo dentro, farà un corso di l'abbiamo chiamato di dialogo sonoro parteciperanno 8 bambini con disabilità, e comunque se qualcuno altro vuole partecipare noi siamo aperti a tutti, bambini anche adulti, perché devo dire che questo centro che abbiamo fatto è proprio nato con l'intento di portare persone adulte con disabilità grave, perché in tutta Imperia non esiste niente così. È un approccio musicoterapico fatto attraverso il dialogo sonoro. Dialogo sonoro che vuol dire non necessariamente un suonare uno strumento dal punto di vista strutturale, quindi con le note, gli accordi, eccetera, eccetera, ma anche semplicemente produrre un suono che possa essere un mezzo comunicativo per il ragazzo, il bambino in questione, che sia alternativo alla parola, perché molto spesso questi bambini, questi ragazzi hanno una grande difficoltà a comunicare attraverso il linguaggio verbale, e mentre con la musica, col suono riescono ad esprimere magari delle sensazioni, delle emozioni che possono essere un po' tradotte dal musicoterapista e un po' accolte nello stesso tempo, riproposte attraverso un dialogo, no? Quindi si instaura proprio un rapporto, un dialogo tra i due, in cui non si usa la parola ma si usa il suono, la musica, poi dipende dalla persona che hai davanti, magari ha più bisogno di un tipo di musicoterapia recettiva, quindi un ascolto musicale che magari in crescendo, poi diminuendo e poi concludendo, oppure invece bambini che hanno bisogno semplicemente di usare il ritmo o un suono di carta velina, di qualsiasi cosa che comunque gli possa permettere di poter comunicare al di là della parola. Quindi, in un linguaggio universale? È un linguaggio, sì, è universale, perché comunque il suono è un onomatopeico e ti riporta qualcosa, quindi ci può essere il suono improvviso che può spaventare oppure che può scaricare la tensione, no? Il tamburo. È il bambino che decide che percorso far prendere a questo dialogo. Il musicoterapista deve accoglierlo e indirizzarlo, semplicemente. Non si fanno miracoli, però si instaura una relazione, perché alla fine a essere terapeutica la relazione, non è la musica in sé. Per cui ecco, si usa la musica come tramite, la musica è il suono in senso lato. E li chiamo dialoghi sonori perché mi piace di più rispetto a intervento musicoterapico, perché fa pensare a qualcosa di terapeutico, di un po' calato dall'alto, diciamo. Invece così è un dialogo che si instaura, non è detto che a volte si riesce a farlo, perché a volte i bambini non vogliono, ci vuole magari più tempo, no? Però una volta poi installato questo dialogo, loro sanno che questo, che si chiama setting musicoterapico, è un luogo dove loro possono esprimersi attraverso il non linguaggio verbale, ma altro. Sono molto volentieri a dare un saluto qui ai nostri amici della Giraffa Rotelle, che oggi hanno questa iniziativa di inaugurare questo punto di ritrovo, un punto che è fondamentale per loro, per i loro ragazzi, l'attività. Quindi come amministrazione siamo assolutamente soddisfatti di questa evoluzione che hanno avuto nella loro attività.